l'ingresso ovviamente e la permanenza nella palestra sarà con la mascherina. E, diciamo, ci sono delle postazioni adibite appositamente per i clienti che si verranno ad allenare, dove la mascherina non serve. Questo è il percorso che abbiamo fatto praticamente per dare un'indicazione ai clienti di dove poter passare, perché abbiamo fatto una parte di entrata e una parte di uscita proprio per evitare gli scontri o comunque il fatto di potersi avvicinare troppo. La sala dove ci saranno i corsi praticamente sono state fatte, ovviamente sono state prese le misure di distanziamento, sono 2 metri tra una persona e l'altra. Noi abbiamo addirittura preso un pochino di più proprio per cercare di dare una maggiore sicurezza ancora. Questa è la nostra postazione e noi abbiamo la possibilità di poter girare intorno senza andare praticamente a dare fastidio ai clienti e avvicinarsi anche noi. Quindi evitiamo proprio qualsiasi contatto con i clienti, anche durante la lezione, quindi non si correggerà nessuno. Se si farà con guanti e mascherina, magari nelle attività quelle tipo pilates e posturali dove serve comunque, si può usare un tapirulan sì e un tapirulan no, perché comunque dobbiamo garantire la distanza di sicurezza. Questi sono praticamente attaccati, quindi ci sono stati dei macchinari che abbiamo proprio dovuto bloccare. Di qui abbiamo cercato di dividere, a parte con la segnaletica a terra, ma abbiamo messo comunque anche come ulteriore divisorio discorso dei pesi. Lo spogliatoio si potrà usare solamente per il cambio, ok? Ovviamente non ci deve essere più di un tot di persone e comunque dallo spogliatoio alla siglette si porta la mascherina. Non possono utilizzare lo stesso armadietto 2 persone, quindi ogni tanto le amiche, io non ho il lucchetto, non si può fare. Quindi deve essere tutto riposto nei sacchetti o nelle borse. Ognuno ha il suo armadietto. Noi abbiamo spostato all'aperto tutte le attività di fitness, noi le portiamo tutte all'aperto e in questa sala, che poi verrà aperta durante l'attività, abbiamo messo HIIT e spinning. Abbiamo acquistato ovviamente le cuffie wifi in modo da non disturbare il contesto, quindi ognuno avrà le cuffie verranno poi igienizzate, verranno sanificati gli attrezzi dopo ogni utilizzo. Così. Quindi sarà compito di ogni fruitore della palestra igienizzare la propria postazione al momento alla fine dell'esercizio. Alla fine dell'esercizio o ogni qualvolta ha utilizzato un attrezzo. Sala pesi che però non rimarrà così, no, perché verrà spostata all'esterno. Resterà soltanto la parte cardio, perché non sono strumenti delicati, non li possiamo portare ovviamente all'esterno. E gli altri attrezzi li sposteremo e li metteremo in un'area all'aperto. Tutto questo qui fuori, compreso il campo da calcio? Il campo da calcio, e quest'area diventerà sala pesi. Dunque faremo la sala pesi all'esterno, dove ogni macchinario può essere ben distanziato, ma il lavoro all'aperto è un'altra cosa, dunque ci permette di stare in sicurezza totale. Quante persone entravano qua prima? Allora, diciamo che qui entravano fino a 20 persone e adesso siamo a 12, 11 più l'istruttore, siamo a 11. Per quanto riguarda la piscina, al momento ancora no, stiamo ancora valutando l'eventuale ripartenza, forse dal 1° giugno all'aperto, quindi direttamente con la bagnazione estiva e non con i corsi nuoto, perché è difficile, le normative sono stringenti, ci sono problemi di distanziamento sociale per i bambini, cosa difficilissima, è difficile l'utilizzo degli spogliatoi. Lì ci stiamo attrezzando con tipo cabine doccia, in modo che l'utente viene, non va negli spogliatoi, ma poi per andare via va nelle cabine docce, si cambia e va via. Le postazioni saranno fisse, non ci si può più muovere dalla postazione che viene assegnata, sempre per una questione di distanziamento sociale, quindi ombrellone e lettino resta dove viene ubicato. Benissimo. Venuti stamattina a fare i campionamenti per l'analisi e verranno fatte poi a cadenza mensile, ci dice il decreto. Sono venuti stamattina perché per ripartire bisogna avere l'analisi. Quanto costa fare un'analisi? Per 2 vasche, noi abbiamo 2 piscine, intorno ai 250-300 euro ogni volta che vengono a fare le analisi circa. Diciamo, se non riusciamo a ripartire, poi se uno resta chiuso, poi credo sia poi difficile ripartire in un futuro, quindi bisogna almeno provarci.